Citroen sta già pensando all'estate con questo concept, si chiama Miami Beach, suona un po' come Miami Beach, ma ora vi faccio vedere cosa cambia rispetto alla versione che abbiamo già provato su HDMI. Chiaramente l'estetica è il pezzo forte di questa personalizzazione, che finalmente riesce a farci capire qual è l'anteriore e qual è il posteriore. Ok, sto scherzando, però effettivamente questa bella barra di LED puntata sull'anteriore, che ci ricorda un po' il mondo off-road, sicuramente ci permette di intuire che il verso di marcia è questo. Ci sono anche dei particolari che sono super estetici. In realtà quest'auto non andrà a fare certo dei rally sahariani, però vediamo una bella griglia di protezione qui, un bull bar sulla parte anteriore, un'altra griglia che protegge i fari, e poi qui invece si entra nel clima estivo. Ci sono anche dei richiami al passato, alla spiaggina. Sappiamo che Meari è il pezzo celebre che loro hanno in casa. Queste sono le nuove portiere tagliate, piccoline, con questa valigia che viene integrata direttamente nella portiera. Io immagino sia anche impermeabile in caso di emergenza. Cambiano anche gli interni, però prima vi faccio vedere la parte posteriore, dove abbiamo il classico lunotto. Abbiamo un trattamento particolare, se vedete la verniciatura delle plastiche esterne qui è in un modo, mentre qui sull'anteriore abbiamo una versione satinata. Pneumatici sicuramente molto aggressivi, forse si saltellerà un po', però questo è un concept, vedremo se sarà realizzato in un'edizione limitata. Li vedete anche qui sul posteriore, simmetrica rispetto alla parte destra. Anche qui troviamo la nostra bella borsa, quindi due vani per riporre qualsiasi cosa. Gli specchietti sono un po' messi qui con questa plastica effetto similegno, e qui c'è la classica dashboard a cui siamo abituati, una dashboard personalizzabile. Tra l'altro, oltre alla strumentazione, c'è una piccola aggiunta, questo marsupiattino che tramite un sistema magnetico voi andate ad applicare direttamente qui allo sterzo. Cambiano i sedili, sono un po' più spessi, hanno un'imbottitura maggiore rispetto a quella della Mi, che voi potete acquistare in commercio, mentre sulla parte alta abbiamo due barre da tetto con queste finiture e ovviamente l'immancabile pneumatico di scorta per fare un allestimento un pochino più cattivo. Sempre sul posteriore, in tema di cattiveria, ritroviamo le classiche griglie di protezione anti-zombie o anti qualsiasi cosa, mentre tornando all'interno vedete che alla fine i comandi e l'abitacolo resta quello tradizionale. C'è un nuovo porta smartphone regolabile stampato in 3D, i nuovi portatazzi, insomma c'è un pochino più di cura in alcuni aspetti della vettura, specie nelle personalizzazioni. E se invece vi state chiedendo come si chiude quest'auto quando fa un pochino più di freddo o magari piove, beh, quella borsa include due parti protettive in plastica che vengono collegate qui al telaietto e che effettivamente, se guardate le guide interne, ci vanno a creare una portiera, un ambiente un pochino più riservato. È un concept, quindi non posso tirarlo fuori, però questo è il cavo di ricarica che viene via e qui c'è una prolunga avvolgibile qua dentro con la spina direttamente ad attaccare alla presa. Dalla spiaggia di questa AMI versione concept, versione speciale, è tutto. L'auto chiaramente è la stessa, quindi solito motore da 6 kW e solita batteria da 5,5 kWh, mentre ci sono degli ospiti strani e indesiderati. Io vi saluto, alla prossima. Luigi Melita per HD Motori. Ciao!